Prima udienza del processo in corte d'appello per la tragedia del 18 gennaio 2017, quando l'hotel Rigopiano di Farindola crollò sotto il peso di una valanga, provocando la morte di 29 persone. In diretta, proprio da Palazzo di Giustizia dell'Aquila, il nostro Luca Pompei che ha seguito l'udienza. Udienza, Luca, credo che sia terminata da poco. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio Carmine, sì, l'udienza è terminata da circa 40 minuti, si è caratterizzata intanto per la relazione introduttiva del presidente Aldo Manfredi che ha fatto una sintesi dei ricorsi presentati a partire da quelli della Procura della Repubblica di Pescara, adiuvandum con quelle della parte civile e poi gli altri due ricorsi degli unici condannati in primo grado per quanto riguarda questo processo. Il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, e due dirigenti della provincia di Pescara, Paolo D'Incecco e Mauro Di Blasio. Poi è stata la volta dei due sostituti procuratori applicati per l'occasione qui all'Aquila, vale a dire i PM di Pescara, Anna Maria Benigni e Massimo Papalia, che hanno in qualche modo relazionato sul ricorso di oltre 300 pagine, ricorso in qualche modo allestito con la collaborazione prestigiosa del procuratore capo della Repubblica di Pescara, Giuseppe Bellelli, ricorso che dice in sostanza, riguardo alla sentenza di primo grado, palesemente illogico, contraddittorio e carente, così appunto la Procura nel suo ricorso in appello definisce il percorso motivazionale della sentenza in primo grado dello scorso 23 febbraio della GUP Gianluca Sarandrea. Ricordiamo che in quella sentenza furono assolti 25 dei 30 imputati e furono sostanzialmente condannati soltanto il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, 2 anni e 8 mesi, e due dirigenti della provincia di Pescara, Paolo D'Incecco e Mauro Di Blasio, a 3 anni e 4 mesi. Inizia da oggi questo lungo percorso e porterà alla sentenza di secondo grado prevista per il 7 febbraio. C'è una calendarizzazione abbastanza intensa e questo dà il segno ben preciso di quanta attenzione c'è intorno a questo processo. Ovviamente questa mattina starete vedendo dalle immagini del nostro Donatello Ricci, presente il comitato, parenti delle vittime, a partire dal suo portavoce Gianluca Tanda, e ovviamente presenti tutti gli avvocati di parte civile. Abbiamo ascoltato da questo punto di vista abbiamo ascoltato l'avvocato Vania Della Vigna, che sottolinea proprio questo aspetto della calendarizzazione e non solo. La possiamo ascoltare, poi se volete ritorniamo qui dall'aula magna del Tribunale dell'Aquila. Vania Della Vigna, si ricomincia in questo processo in corte d'appello all'Aquila per quel che riguarda la tragedia di Rigopiano. Tante speranze da parte dei parenti delle vittime e delle parti civili, ovviamente. Certo, tanta speranza da parte dei familiari delle vittime, tanta speranza di noi parti civili che abbiamo fatto l'appello anche a sostegno dell'appello della Procura di Pescara e siamo abbastanza ottimisti, visto anche il calendario redatto dal Presidente della Corte del Collegio attuale, che porta in solo 11 udienze ad arrivare ad una sentenza, speriamo, il 9 febbraio. È interessante anche come dire, lo scrupolo con il quale Giuseppe Bellelli, procuratore capo Bellelli, ma anche Papalia e Benigni hanno redatto questo ricorso di ben 300 pagine. Sì, non solo lo scrupolo che raccoglie tutti questi anni di lavoro da parte della Procura della Repubblica, ma anche un fatto molto positivo è che la Procura Generale ha accettato, ha accolto che due sostituti procuratori che avevano seguito tutte le indagini, il dottor Papalia e la dottoressa Benigni, potessero essere qui oggi a discutere e anche a parlare del loro appello. Luca, quali sono state le richieste da parte dei due PM pescaresi, appunto applicati a questo processo in corte d'appello?
Sì, ovviamente confermate le richieste di condanna già avanzate nella requisitoria nel processo di primo grado da parte di 3 PM, da Bellelli, Benigni e Papalia, quindi confermate tutte le richieste di condanna, richieste pesanti, addirittura si sfioravano i 10 anni di reclusione ad esempio per il prefetto Francesco Provolo e poi le richieste di condanna anche per gli altri principali imputati. Ovviamente abbiamo parlato con la PM Anna Maria Benigni, ha detto abbiamo assolutamente confermato, non aggiunto null'altro da questo punto di vista. C'è da sottolineare, Carmine, una richiesta di integrazione alle prove difensive da parte del collegio difensivo del sindaco Ilario Lacchetta, che ovviamente la procura ha rigettato. Ovviamente i giudici si sono riservati di decidere. Ricordiamo che tra i vari ricorsi c'è anche quello dei condannati, in particolare quello del sindaco di Farindola Lacchetta, condannato per non aver dato ascolto all'allarme del bollettino Valanghe in quel periodo estremamente drammatico per tutta la nostra regione, ricorso basato sul fatto che non essendoci una carta di pericolo Valanghe regionale non poteva Lacchetta riferirsi ad alcun bollettino, ma questo ovviamente farà parte della discussione ed è qui alle prossime udienze. La prossima mercoledì prossimo si andrà avanti fino al 20 dicembre, poi la pausa per le vacanze natalizie e si riprenderà dal 10 gennaio, qui con udienze tutte, ripetiamo, abbastanza dense per arrivare alla sentenza prevista per il 7 febbraio.